Eccolo qui. Carmine, chiediamo la linea qui dal comitato elettorale di Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, perché è arrivato proprio in questo momento per festeggiare. Come l'abbiamo anticipato, è il momento dei festeggiamenti. Ed allora tanti abbracci, tante congratulazioni con Ottavio De Martinis, con i suoi uomini, con i suoi candidati, per tributare il giusto riconoscimento. Eccolo qui, lo avviciniamo. Ottavio De Martinis, un grande successo, abbiamo avuto modo di testimoniarlo tante volte nel corso della giornata, grandissima soddisfazione, quali le emozioni? Finalmente posso dirlo, ho vinto, la vittoria è stata veramente stracciante, non posso che essere carico di responsabilità, ma al tempo stesso felicissimo. Ringrazio tutte le persone che mi hanno aiutato in questa campagna elettorale e tutti i cittadini per il sostegno alla mia candidatura, che è stato veramente al di sopra di ogni aspettativa. Infonderemo da domani tutte le energie per ripagare tanto calore e tanto affetto, come del resto ho fatto in questi anni in cui ho rivestito la carica di vice sindaco. Sono certo di poter fare quello che ho detto in campagna elettorale, cioè far tornare Montesilvano ai fasti di un tempo, quando Montesilvano era una grande città, meta di tanti turisti nazionali e internazionali. Lo faremo infondendo sul territorio ogni energia, spendendoci al massimo e soprattutto essendo sempre vicini ai cittadini, perché sono loro poi che i destinatari della politica, devono essere loro e devono essere insieme a loro faremo grande Montesilvano. Al di sopra di ogni aspettativa è una percentuale che fa venire i brividi al sottoscritto, ho il cuore pieno di gioia, ringrazio veramente tutti e farò l'impossibile. Ottavio De Martini, su una grande campagna elettorale fatta sul territorio, è vero l'effetto trainante della Lega, di tutte le liste che l'hanno sostenuta, però la sua persona ha fatto la differenza, una percentuale così ampia è stata raccolta anche grazie al lavoro svolto come vice sindaco e come assessore. Sì, è la migliore risposta a qualche polemica di queste settimane, che voleva la mia candidatura essere solo una candidatura alla guida di un carro, di un carroccio, come qualcuno l'ha indicato. La Lega, io sono felicissimo, ha trainato come del resto lo ha fatto a livello nazionale, a livello europeo, ringrazio il mio partito, ringrazio il coordinamento regionale, ringrazio Matteo Salvini che è venuto anche qui in visita a Montesilvano durante la campagna elettorale, dimostrando quell'attaccamento non soltanto alla regione ma anche al nostro territorio, che fa ben sperare per il futuro. Ottavio De Martinis, 5 anni già trascorsi, avete fatto molto, ma da dove ripartire già da domani? Qual è il primo obiettivo? Sì, intanto mi piace sottolineare quanto questa vittoria sia frutto anche di una riconferma al lavoro svolto dal centrodestra in questi 5 anni. Ripartiremo sicuramente da dove lasciato, ossia da un'azione sinergica sul territorio volta a restituire a Montesilvano all'attrattività turistica che, come dicevo poc'anzi, per tanti anni ci ha contraddistinto. Ovviamente quando si parla di turismo non si può non pensare all'estate, siamo al ridosso di una stagione estiva e quindi da domani a testa bassa per lavorare al fine di regalare alla nostra città una stagione importante.